vorrei veramente invitare i colleghi della Lega Nord a accettare che questo che stiamo per approvare non è una legge che libera nessuno, è una legge semplicemente che permette di usare pene alternative, permette di creare lavori socialmente utili, permette di reinserire. Prima invece di il 67% delle persone che scontano tutta la pena tornano in carcere e sono recidive. Quindi la difesa delle famiglie, la difesa di chi subisce violenza, la difesa degli italiani non passa per questo carcere dove chi sconta tutta la pena ci torna perché è un carcere che ormai è decotto ed è illegale. Quindi io vi pregherei di non cercare di dire alle famiglie italiane che voi siete per proteggerle e questa legge è per non proteggerle, perché questo è l'unico modo di ridurre la violenza e l'insicurezza nel paese, riducendo la recidiva.